Bentornati all'appuntamento con il sabato delle Idee in TV. Proseguono i dibattiti organizzati presso il Denaro TV nell'ambito del ciclo del sabato delle Idee, in attesa della partenza ufficiale degli incontri fissata per il 30 gennaio al Suor Ursula Benincasa, con il primo appuntamento del ciclo 2010 dedicato al tema Napoli, la città del lavoro. Continuiamo l'approfondimento settimanale dedicato alle idee nuove per la città di Napoli nell'ambito della società dell'economia e in questo caso, in particolare in questa puntata, affrontiamo un tema molto delicato, che è il tema del futuro dell'università. Si discute molto, come abbiamo detto già nella precedente puntata, annunciando questo dibattito per questa sera, della riforma dell'università. Disegno di legge Gelmini che è stato da poco licenziato dal Consiglio dei Ministri. Ci sono stati polveroni di polemiche dovuti anche alle famose classifiche delle università italiane e soprattutto il risultato della classifica annuale del Times che poneva le università italiane negli ultimi posti tra gli atenei mondiali, è forse il caso di approfondire un attimo il dibattito proprio su questo tema stasera. Il rettore, il professor Francesco De Santis, rettore dell'Università degli Studi di Napoli, Suor Ursula Benincasa, benvenuto in trasmissione. Il rettore, la professoressa Lida Viganone, rettore dell'Università degli Studi di Napoli orientale, benvenuta in trasmissione. Il professor Raimondo Pasquino, rettore dell'Università degli Studi di Salerno, benvenuto in trasmissione. E il rettore, il professor Gennaro Ferrara, rettore appunto dell'Università degli Studi di Napoli Partenope, benvenuti tutti in trasmissione. Noi abbiamo forse un filmato proprio sull'università e adesso facciamo dare il contributo alla regia e vediamo appunto il filmato. Lo smacco internazionale della classifica annuale del Times sullo stato di salute degli atenei mondiali ha ulteriormente incentivato il governo Berlusconi ad accelerare su uno dei punti nodali del suo programma politico, la riforma del sistema universitario italiano. Nella top 100 internazionale delle università stilata annualmente dal Times, salta immediatamente all'occhio l'assoluta mancanza della formazione accademica italiana. Ma che l'università italiana non godesse di buona salute era un problema noto ancor prima delle classifiche del Times. Il problema reale, semmai, è trovare una volta e per tutte una soluzione strutturale ai problemi degli atenei italiani. E allora, dopo oltre un anno di polemiche e discussioni politiche, a fine ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla presentazione in Parlamento del disegno di legge sulla riforma del sistema universitario, fortemente voluto dal ministro Maria Stella Gelmini. La riforma universitaria del centrodestra parte da due cavalli di battaglia del governo Berlusconi e della cura Brunetta alla macchina statale: l'assegnazione meritocratica di incentivi e finanziamenti e la lotta ai fannulloni che in questo caso sarebbero identificati nella casta dei baroni universitari. Ma andiamo per punti. Orario di lavoro fissato per legge per i docenti universitari nella misura di 36 ore settimanali. Scatti di stipendio legati alla produttività scientifica e all'efficienza didattica. Gli studenti daranno i voti ai docenti, saranno giudicate la professionalità del docente e le sue capacità didattiche. E non saranno voti effimeri perché avranno una ricaduta effettiva sulla valutazione ministeriale degli atenei. Cambia l'iter della carriera universitaria. Non si potrà essere più ricercatori a vita. Dopo la laurea si potrà ottenere dai singoli dipartimenti di Ateneo un contratto triennale di ricerca, che potrà essere rinnovato solo per un ulteriore triennio. Nel frattempo il ricercatore dovrà acquisire l'abilitazione nazionale all'insegnamento, conseguita la quale potrà essere chiamato come professore associato da qualsiasi ateneo. Stop ai lunghi mandati dei rettori. La durata massima dell'incarico non potrà superare gli 8 anni. Razionalizzazione dell'offerta formativa con una drastica riduzione dei settori disciplinari e la chiusura delle sedi distaccate con uno scarso numero di studenti. E infine il punto più controverso, la nuova modalità di ripartizione dei finanziamenti, non più a pioggia, ma secondo lo slogan brunettiano dei premi ai più bravi, anzi ai più virtuosi, visto che si parla di università. Ed è qui che inizia la guerra tra gli atenei ed arrivano le critiche più dure alla riforma. Per stabilire chi dovrà considerarsi virtuoso e beneficiare dei finanziamenti, vi sarà una vera e propria classifica degli atenei stilata dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario. La prima classifica, elaborata a luglio scorso, ha fatto già scoppiare la bagarre.
L'Università di Trento e i Politecnici di Torino e di Milano sono gli atenei più virtuosi. I primi sei in classifica sono tutti atenei del Nord. Dei 27 atenei promossi, solo 3 sono atenei del Sud. Tra i 27 atenei bocciati e quindi destinati a vedersi tagliati gli introiti ci sono 2 atenei di grandissimo prestigio, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università Federico II di Napoli. Molti rettori sono insorti e l'Università di Parma ha portato avanti uno studio per la redazione di una nuova classifica, tenendo conto esclusivamente dei parametri della qualità della didattica e della produttività della ricerca, e le posizioni della classifica ministeriale sono state sovvertite. Ed è così che nella controclassifica vediamo l'Università di Bologna balzare dal 16° al 1° posto, la Sapienza recuperare ben 40 posizioni fino al 2° e la Federico II di Napoli entrare nella top 5. Insomma, la riforma non è ancora diventata legge, ma fa già discutere e litigare, soprattutto sul terreno più delicato, quello dei soldi da dividersi. Ecco, la classifica era molto particolare perché abbiamo visto al primo posto un'università piccola come quella di Trento, poi seguivano i politecnici di Milano e di Torino. Che significa questa classifica e soprattutto forse cosa si può dire dei criteri con cui sono state redatte queste classifiche? Tutto il male possibile innanzitutto, perché sono criteri che non sono stati mai discussi in nessuna sede. Il problema però della riforma, e mi pare che nella scheda viene sottaciuto, è che noi partiamo con una riforma sapendo che il 2010 si apre con un taglio di circa 800 milioni al fondo, che è il fondo di finanziamento delle università. Se non si mette mano a questo taglio, parlare di riforma significa voler dire che le università possono continuare a discutere, ma intanto le università si chiudono. Allora, questo è un primo dato sul quale bisogna che il Ministro chiarisca bene, perché lo scudo fiscale che dovrebbe dare le risorse e di cui non si sa né quanto saranno gli importi né di quanto si ridurrà il taglio, perché qua non si parla di soldi in più, si parla di taglio, significa discutere senza avere chiaro il concetto che l'università vive, l'università pubblica, dei finanziamenti dello Stato. Per quanto riguarda poi il criterio delle classifiche e il fatto stesso che Parma lo abbia evidenziato, se non si fa partire l'agenzia di valutazione che la CRUI ha chiesto, che i rettori hanno chiesto da anni, per fare una valutazione oggettiva e terza rispetto al Ministero e rispetto anche alla stessa CRUI, noi non possiamo dire che le università sono valutate, perché vede, contemporaneamente a quella valutazione che ha portato a distribuire i soldi del 7%, del famoso 7% in un certo modo, è passato il piano triennale in cui le università avevano delle valutazioni nei 3 anni, 2007, 2008 e 2009, e in cui però la distribuzione è stata molto contenuta e in cui i parametri delle università erano molto diversi, avendoli dati il Ministero, quindi non c'è da discutere su questo, di quei parametri che sono invece stati utilizzati nel distribuire questo famoso 7%, facendo delle classifiche che non hanno nulla di merito, perché se pensiamo solo alla ricerca che è stata presa in considerazione, era quella del 2001-2003, la valutazione 2001-2003, ora che nel 2009 si debba pensare che la ricerca sia quella staticamente ferma dal 2001 al 2003, ci sembra una cosa fuori luogo. La realtà è che se il Sud non ha rappresentanza politica e continua a scaricare sui rettori la necessità di dover dimostrare al Ministro che le risorse che sono distribuite non sono distribuite in modo equo, tutte le risorse, non solo il 7%, noi siamo purtroppo penalizzati, perché ovviamente confrontarsi con i poteri forti che esistono anche nel sistema universitario e che sono dati dalle monotematicità dei politecnici, lo ricordava lei, dalle dimensioni contenute di alcune università, dai finanziamenti. Poi di questo ne parliamo specificamente, perché l'ha introdotto questo tema molto importante della crisi del Mezzogiorno anche nel settore dell'università, o meglio di quella che sembrerebbe essere una crisi sempre dai dati che sono emersi al Ministero. Professore Ferrara, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Partenope, emerge con chiarezza, sui giornali era simpatico vedere questa classifica, 27 atenei promossi, 27 atenei bocciati. Nei 27 bocciati c'erano tantissime università del Mezzogiorno, quasi tutte le università campane. Allora che momento è per le università del Mezzogiorno, per quelle campane in particolare, e perché è così difficile fare università al Sud rispetto
e al nord. Permetta di dire solo una cosa, che in questi criteri di analisi ministeriali c'era un criterio molto importante che forse ha fatto la differenza, cioè si analizzava la percentuale di laureati che hanno trovato lavoro nei 3 anni successivi a quello del conseguente alla laurea, ed è evidente che questo forse poi avviene in un tessuto sociale ed economico molto diverso tra Mezzogiorno e Nord d'Italia. Sì, innanzitutto bisogna, faccio mie le considerazioni che faceva Raimondo Pasquino prima, però vorrei aggiungere anche un'altra considerazione. Se noi fossimo in una gara di 100 metri e uno parte con 30 metri di vantaggio, con 50 metri di vantaggio, però poi tutti arriviamo allo stesso traguardo, non sarebbe giusto. Bene, noi abbiamo in Italia in partenza università che percepiscono per ogni studente circa 2.000, 2.100, 2.200 euro all'anno e università molto spesso del nord che in effetti percepiscono 4.000, 4.500 euro all'anno. Questo significa innanzitutto che il rapporto docenti-studenti è diverso naturalmente perché buona parte delle risorse vengono spese in attività di docenti e quindi questo non è giusto. La mia università percepisce qualcosa come fondo di finanziamento ordinario sui 2.000-2.100 euro all'anno. Io penso che tutto sommato con una spesa di 5 anni di 10.000 euro, 10.000, 11.000 euro, io credo che è un buon investimento per lo Stato, è un investimento ad altissimo ritorno per una spesa estremamente contenuta. Per quanto riguarda poi quello che lei diceva, il rapporto con l'ambiente esterno, certo anche l'università risente dell'ambiente sociale in cui esercita la propria attività. Noi non abbiamo il sistema produttivo che hanno le università del centro e le università del nord. Ed è chiaro che naturalmente abbiamo delle difficoltà per avere dei finanziamenti aggiuntivi provenienti, particolarmente per la ricerca, per l'attività di ricerca, dal mondo delle imprese. L'Italia meridionale è rappresentata da un tessuto produttivo prevalentemente di piccolissime aziende. È chiaro che difficilmente queste aziende possono contribuire con attività di ricerca per le università. Per quanto riguarda poi il problema dei laureati in rapporto con il mondo del lavoro, devo dire che la mia università, sono indici Istat questi, il 55% dei laureati trova occupazione a distanza di un anno. Il vero problema, non, certo, sarebbe meglio se fossero il 70%, l'80% e anche più, però il vero problema non è tanto il fatto del 55%, e per dove trovano lavoro. Questi nostri laureati, che sono i migliori laureati, trovano occupazione in imprese del nord, cioè in effetti noi abbiamo veramente un'emorragia di giovani bravi, preparati, che in effetti fertilizzano economie delle altre regioni. Io credo che questa sia una cosa molto importante. Noi, professore, questi giovani poi li siamo andati a sentire, quindi sentiremo anche gli spunti, le idee che ci hanno lanciato. Un altro dei temi però importanti della riforma, o meglio del disegno di legge, perché poi insomma già si discute, però l'iter legislativo è lungo, prima di marzo-aprile non si avrà un eventuale sbocco legislativo, la professoressa Viganoni, rettore dell'Università degli Studi Napoli l'Orientale, si parla di razionalizzazione dell'offerta formativa. Negli anni si è detto, si è scritto che forse per avere uno sbocco lavorativo importante bisognava puntare sulla specializzazione, su corsi di laurea specifici che miravano a formare figure professionali specifiche, però poi in questi giorni emergevano sui giornali anche dei casi un po' particolari, 16 iscritti a alcuni corsi di laurea, sedi distaccate con pochissimi studenti, scienze culinarie o altri corsi un po' particolari. Ecco, lei che poi guida un'università così fortemente caratterizzata sulla specificità della sua offerta formativa, cosa pensa in merito a questo punto della riforma? Beh, questo punto della riforma per la verità è stato già affrontato, perché quello a cui lei fa riferimento non è contenuto nel DDL della Gelmini, ma è stata prima l'applicazione del 509, la prima riforma, e poi quella del 270. Allora, io dico molto brevemente, è evidente che nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, perché di questo stiamo parlando,
sono state apportate dagli Atenei delle modifiche ai loro percorsi formativi, che in alcuni casi hanno consentito anche forse un eccesso di offerta, così come è avvenuto e si è denunciato. Ma a parte che un dato andrebbe sempre ricordato, noi siamo passati dal vecchio al nuovo ordinamento da credo circa il 4.500 corsi di laurea del vecchio ordinamento ai 5.000 denunciati nel nuovo, con la differenza però che abbiamo scisso il 3+2, quindi non c'è stato il raddoppio che spesso si dice dei corsi di laurea, perché il 3+2 ha significato portare il quadrienni a un percorso di 3+2. Detto questo, vi sono anche corsi di laurea con poche matricole, c'è stata anche una proliferazione di corsi di laurea, però tutte queste cose non solo sono passate al vaglio degli organi competenti, noi le abbiamo, gli Atenei le hanno create, ma il CUN le ha approvate. Tutte queste cose sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, basterebbe andare caso per caso a individuarle e a fare le verifiche, perché è vero che vi sono corsi di laurea con poche matricole, ma è vero anche che alcuni corsi di laurea possono seguire percorsi tanto specifici da giustificare l'esistenza in vita di un corso di laurea di quel genere. Per quanto riguarda il mio Ateneo, che si muove su percorsi formativi molto specifici, per la verità io non ho questa tipologia di corsi. Spesso si dice all'orientale ci sono pochi studenti su alcune discipline, certo, gli studenti che seguono l'urdu o che seguono il berbero, faccio questi esempi perché vengono sempre riportati, sono obiettivamente pochi, 5, 6, 7, 3, in qualche circostanza nessuno, ma sono insegnamenti inseriti in un percorso più ampio. Non c'è un corso di laurea in urdu o in hindi o in berbero, sono inseriti in un percorso più ampio e hanno numeri di matricole che sono accettabilissimi considerando la specificità. Questo per dire che poi si raccontano molte cose che non corrispondono al vero. Personalmente ritengo che le situazioni sono molto diverse e molto articolate. Bisognerebbe avere forse il coraggio di andare a guardare caso per caso nelle offerte formative, piuttosto che intervenire mettendo limiti e vincoli e paletti molto generici, che rischiano però in qualche circostanza di tagliare cose che realmente andrebbero tagliate, in altre circostanze, come si dice, di gettare via il bambino con l'acqua sporca, perché al di sotto di un certo limite, di un certo parametro, si possono trovare situazioni molto specifiche che sarebbe bene conservare. E renderemo la discussione più specifica, anche perché poi con il contributo dell'assessore Mazzocca riusciremo a sviscerare anche dei temi più concreti sui progetti degli Atenei Campani. Però per chiudere il primo giro di parere al professor De Santis, rettore dell'Università Sorsola Benincasa, diamo il compito più difficile come domanda. Voi rettori avete anche alcune cose su cui siete col ministro? La domanda è difficilissima, perché bisogna andare a guardare con il microscopio per trovare qualche cosa di positivo in questa riforma, però io vorrei fare un discorso molto sintetico, ma riprendendo alcuni elementi della collega Viganoni, esprimendo consenso su tutto quello che hanno detto i colleghi precedentemente, ma per spiegare un po' a chi ci ascolta da casa che è successo in questi ultimi anni. La cosiddetta proliferazione delle materie non è stata un'invenzione dell'università, è stata una precisa norma che ha fatto il ministro dell'università, in cui si presentavano una articolazione in lauree di primo livello e lauree di secondo livello assolutamente cervellotica, che sembrava una spinta alle università ad innovarsi, perché se non avessero seguito almeno in parte quelle indicazioni significavano che erano conservatrici, legate al passato e tutte le cose che sentiamo continuamente dire sull'università e i suoi baroni. Quando poi le università hanno sperimentato queste cose, si è visto che molte di queste cose erano cervellotiche, erano assurde, ma erano assurde per legge, non perché se le erano inventate le università. Quindi noi ci troviamo, veniamo al punto che cominciava a dire Conte un attimo fa, ci troviamo da decenni in continua riforma, in riforma permanente del in presenza di giovani che seguono pezzi di riforma di università, vecchi ordinamenti, nuovi ordinamenti, ordinamenti che cambiano per strada,
Cioè ognuno ha tentato, di questi ministri che si sono succeduti negli anni, ha tentato di fare un'università come meglio egli pensasse, non solo, ma con consiglieri che molto spesso venivano da esperienze universitarie toto cielo diverse dalle nostre, non per questo migliori. Parentesi, ricordiamoci sempre il numero dei ricercatori italiani che va all'estero trovando posto nelle università straniere e facendo carriere rapidissime e luminose nelle università straniere. Funziona o non funziona l'università in Italia? Questi sono elementi, spie di un certo interesse per capire se la nostra università funziona o meno. Quindi, primo punto che volevo sottolineare è che della proliferazione dei corsi di studio, dell'allungamento delle carriere degli studenti, cioè non è responsabile soltanto l'università, ma anche una legislazione assolutamente astratta da quelli che erano i bisogni concreti. Che cosa c'è di positivo in questa riforma? Forse di positivo in questa riforma c'è una sdrammatizzazione dei concorsi all'interno dell'università. Problematico dal mio punto di vista è l'abolizione del ruolo dei ricercatori. Forse dobbiamo vedere col tempo, forse positivo, forse negativo, problematico, non saprei dare un giudizio. Certamente positivo è il fatto ci sia questa, a mio avviso perlomeno, questa idoneità nazionale. E il problema è quali saranno i criteri di questa idoneazione? Saranno fatti idonei tutti quelli che presenteranno domanda? Ecco, questi sono un po' i problemi che ci dobbiamo porre. Però la sdrammatizzazione dei concorsi e la responsabilizzazione delle sedi universitarie per le chiamate mi sembra un fatto peraltro molto atteso dall'università italiana da molti anni, quindi realizza una aspettativa. Il problema è sempre come si realizzerà tutto ciò. Ecco, la presenza, prego. No, prego, dico le vostre problematiche, i vostri temi, e noi abbiamo ascoltato per voi, non volevo interromperla, quindi casomai finisce prima il discorso. No, dicevo la presenza maggiore degli studenti, siamoci attenti alla demagogia, nel senso che gli studenti giudichino i professori, credo che sia una cosa ormai in uso da molti anni, ci sono le schede di valutazione a fine di ogni corso, i presidi le raccolgono, in parte le rendono pubbliche, eccetera. Quindi non so quanto questo può influire addirittura sui finanziamenti di un'università, quando si sa bene che molto spesso un grande ricercatore può essere non un ottimo didatta. E per l'università forse è più importante che sia un grande ricercatore che un ottimo didatta, e molto spesso i professori severi sono giudicati non benissimo dagli studenti, quindi, allora, quindi questa è una cosa su cui indubbiamente è importante la partecipazione degli studenti, è fondamentale, ma la partecipazione deve essere seria, nei luoghi adatti agli studenti. Allora, non per interrompervi, abbiamo un contributo dall'esterno, noi abbiamo intervistato l'assessore all'università Nicola Mazzocco della regione Campania, e vediamo adesso col contributo della regia cosa dice l'assessore. Qualunque riforma così strutturale ha bisogno di fondi per l'università, e che i meccanismi in qualche modo dei regolamenti di selezione del personale docente e di altri vanno in qualche modo definiti, anche se ci sono aspetti positivi quali la norme deontologiche sulle assunzioni dei professori all'interno dell'università, quindi un maggiore controllo sulle forme di ingresso nelle carriere universitarie, che a mio avviso è un fatto importante perché la meritocrazia e l'apertura alle università è alla base di qualunque tipo di scelta. Se noi continuiamo a tagliare i fondi alle università, è ovvio che le università non potranno che mantenere posizioni di consolidamento, di posizioni non positive. E anzi, mi fa piacere dire che noi siamo università di qualità come sistema campano, perché se andiamo a vedere delle singolarità, ad esempio che so, la facoltà di ingegneria, le facoltà umanistiche in taluni settori, scopriamo che ci sono delle punte che si riescono a reggere, ma ovviamente che sono difficili da mantenere in un momento di contrazione dei finanziamenti, se io vedo all'offerta complessiva che l'università generalista fornisce. È importante cominciare a ragionare su dei criteri che siano dei criteri internazionali. La classifica del Ministero, la prima, quella lì che secondo me ha creato anche uno sconvolgimento non corretto negli studenti campani in un momento in cui si andavano a iscrivere alle università, è una classifica che io vorrei far comprendere ai telespettatori con un criterio. La classifica può essere giusta o sbagliata.
Voi sapete che l'anno scorso il campionato l'ha vinto l'Inter perché è la squadra che ha fatto più punti, ma la squadra che ha fatto più punti rispetto all'anno precedente era il Genova. Quindi se noi avessimo detto qual è la squadra che ha migliorato di più rispetto all'anno precedente, sarebbe stato il Genova. Però tutti quanti sanno che l'Inter è più forte del Genova in termini assoluti. La classifica del Ministero ha avuto questo criterio, ha misurato la variazione secondo dei criteri, giusti o sbagliati che siano, dell'università rispetto a quello che avevano fatto l'anno precedente e ha detto che chi aveva migliorato di più rispetto all'anno precedente, la comunicazione non è stata felice, era l'università migliore. Ora l'università poteva essere migliore perché aveva migliorato molto, ma perché casomai l'anno precedente era molto scadente. Poteva aver migliorato molto perché l'anno precedente era già di eccellenza. Ecco, queste cose in realtà producono dei difetti di comunicazione che non fanno bene agli studenti campani, perché non fa bene a uno studente pensare che io andando fuori posso trovare della qualità migliore. Non possiamo valutare, e questa è stata un po' l'idea di Parma, allo stesso modo università specifiche che hanno pochi corsi di laurea e sono molto legate al territorio, allo sviluppo, con università generaliste. È ovvio che se io prendessi 2 o 3 facoltà in ogni megateneo, Sapienza, Federico II, Salerno e altri, è ovvio che avrei dei livelli di eccellenza pari a quelli di Trento, anche nella classifica di variazione. Ma è difficile poter chiedere a università che hanno dentro una componente umanistica importante di poter essere valutate al pari dei politecnici. Allora, forse per capire qualcosa di più sulla riforma Gelmini e sul problema delle classifiche, onestamente la metafora calcistica usata dall'assessore Mazzocca è stata discretamente incisiva e ha reso forse anche l'idea, ha ampliato i temi di discussione. Noi però, per tempi del dibattito, visto che abbiamo tanta carne al fuoco nella puntata di stasera, abbiamo la fortuna di avere 4 rettori in studio, lanciamo subito un altro contributo, perché con, diciamo, l'autorevolezza anche della carica ricoperta da Mazzocca, anche per il ruolo di docente universitario che lui ha ricoperto, che ricopre, lasciamo a lui la chiusura finale sul dibattito della riforma Gelmini e ci spostiamo sul tema dello stato di salute dell'Università Campana. Così cercheremo di discutere un po' in studio anche di problemi più concreti, di idee nuove, visto anche il titolo della trasmissione, della rassegna in particolare, perché abbiamo cercato di stimolare l'assessore Mazzocca su alcune proposte innovative per sviluppare al meglio gli Atenei Campani. Si è parlato di residenze universitarie, si è parlato di rinnovamento strutturale, di nuovi progetti, di nuovi fondi. Il tema sembra interessante e si è parlato anche di una proposta molto interessante che l'assessore Mazzocca vi ha lanciato. Allora la andiamo ad ascoltare e poi ritorniamo in studio. 60 milioni di euro serviranno per cambiare il volto delle università campane migliorando le infrastrutture di aule, laboratori, biblioteche, mense. 60 milioni di euro è un intervento importante e dico che questi soldi sono importanti perché apriranno i cantieri nelle università e le renderanno più moderne, più tecnologicamente avanzate. E avranno anche un riflesso sull'economia campana, perché i lavori si fanno con bandi di gara, quindi coinvolgendo delle imprese che lavoreranno a rendere le nostre università più efficienti. Ma noi abbiamo fatto anche queste reti di eccellenza tra università, centri di ricerca e imprese che mettono 50 milioni di euro sulla parte materiale, perché da un lato abbiamo potenziato le strutture, dall'altro mettiamo le persone a lavorare all'interno di queste strutture, però anche con l'aiuto del sistema delle imprese. I campus delle innovazioni, altri 60 milioni di euro, il contratto di programma in cui ancora una volta si lega formazione, ricerca e attività produttiva. Quindi noi in questo momento abbiamo programmato e messo in campo, e fatemi dire realizzato, perché sul sito della Regione si possono vedere gli interventi realizzati, non gli interventi da realizzare, che dimostrano che in realtà si sta andando molto avanti. A 360 gradi. Poi la Regione Campania è non in programmazione, ma in sviluppo di azioni. Abbiamo dotato ogni università campana di una sua residenza. Benevento, la Seconda Università, Sororsola, l'Orientale, la Federico II. Quindi noi abbiamo dato a ognuno la possibilità di costruire una residenza. E io ho anche chiesto che queste residenze vengano messe in rete, perché molto spesso non possono essere utilizzate in un sistema di rete in modo molto efficiente. Questo servirà per i progetti Erasmus, per ospitare persone che vengono da fuori e per aumentare la qualità degli studenti fuori sede. Partiamo da 600 da 400 posti letto, già ora ne abbiamo intorno ai 600 e arriveremo alla fine dell'intervento a 1600 posti letto. Io penso che sia il caso che in qualche modo si rilanci sul territorio campano delle grandi iniziative che in qualche modo permettano una federazione come il Politecnico
è stata una delle idee che si è stata lanciata in questo periodo, proprio per far sì che in qualche modo si possa ragionare con dei sistemi aggregati che sono quelli che tra l'altro hanno fatto le università francesi e le università inglesi, ma soprattutto che se fanno le altre università italiane noi siamo costretti a dover fare per reinventare un sistema sostenibile e comparabile a quello delle altre regioni d'Italia. Abbiamo ascoltato l'assessore Mazzocca, ha detto che ci sono questi fondi. Allora, prima di tutto cosa ne pensate? E poi vi basteranno e a cosa serviranno? Voglio dire, come facciamo a dire? È stato un po' provocatore. No, il problema è che questi sono soldi, come commentavamo prima con i colleghi, che vanno in un bilancio che avrebbe bisogno di spese per coprire i tagli del Ministero, invece, come dire, coprono progetti che noi abbiamo presentato e che come dire, danno un po' di respiro a quelle che sono le manutenzioni straordinarie delle università, che sicuramente serviranno a migliorare le aule, i laboratori, le infrastrutture in genere, ma che comunque non sostituiscono i tagli che il Ministero ci ha fatto già per quest'anno e ci farà in modo significativo anche per il prossimo anno. Quindi queste entrate non riescono a compensare le uscite, in effetti. Assolutamente no, nel senso che sono due cose diverse. Allora, certo, Rettore Ferrara, lei per che cosa userà questi fondi? Noi utilizziamo una parte di questi fondi per costruire un osservatorio sull'economia dei paesi del Mediterraneo, perché riteniamo che sia estremamente importante che le nostre imprese si aprano alle problematiche dei paesi terzi mediterranei, che sono paesi che sono ricchi di petrolio, di fosfati, di gas naturale, cioè di materie prime, di risorse energetiche di cui il nostro paese ha bisogno, ma anche per creare per migliorare l'economia della nostra regione attraverso esportazioni, attraverso creazione di imprese all'estero. Questo è un nostro. E poi naturalmente per migliorare la nostra biblioteca, per offrire nuovi servizi agli studenti. Grazie. Lei, Rettore Viganoni, per che cosa useremo queste risorse? Spazi per gli studenti, un certo numero di aule in più, un progetto di comunicazione sull'e-learning e biblioteche. Come ha detto il Rettore Pasquino, sono ovviamente risorse aggiuntive. L'assessore Mazzocca ha fatto un eccellente lavoro, noi siamo molto contenti perché queste risorse ci consentono di fare interventi che pure sono importanti e sostanziali, però non confondiamo i piani, cioè ci sono due piani, non confondiamo i piani. Un conto sono le risorse che dà il Ministero, un conto sono le risorse regionali che non compensano, che noi non possiamo utilizzare in luogo dei tagli che il Ministero, esattamente, quindi non vanno a compensare. Se così fosse, forse troveremmo la mediazione, così non è, quindi sono risorse aggiuntive destinate a progetti, sono ovviamente importanti, che ben vengano, ci mancherebbe, resta però il nodo di fondo, che è quello dei tagli che abbiamo subito a proposito di quel 7% che si è detto all'inizio, che ha penalizzato, come già si è detto, gran parte delle università della Campania, credo tutte con le università della Campania, che ci lasciano nel bilancio un buco non previsto, ma non solo non previsto, secondo me è assolutamente improprio ed arbitrario, perché si è trattato di un reale spostamento di risorse dalla nostra regione e da altre regioni del Mezzogiorno ad Atenei del Nord e del Centro Nord, sulla base di parametri che non sono stati condivisi e che, alcuni dei quali, secondo me, dal mio punto di vista, gridano letteralmente vendetta. Perché quando, mi perdoni, perché quando si calcola l'occupazione dei laureati a 3 anni sulla base di una indagine campionaria dell'Istat del 2007, questo dato è destituito di ogni fondamento. Grazie, non voglio interrompere, ma Rettore, come userà questi fondi per il suo Ursula? Dunque, questi fondi saranno usati in base a quelle che sono state le indicazioni della Regione,
E noi abbiamo scelto essenzialmente due progetti, uno che si chiama Campus Digitale e che servirà soprattutto agli studenti e ai ricercatori per integrare già il sistema di networking esistente nell'istituto, ma soprattutto sarà rivolto a sviluppare sempre meglio l'e-learning che a mio avviso deve essere una specificità dell'università tradizionale e non delle cosiddette università telematiche che a mio avviso sono assolutamente negatrici dell'idea stessa di università. L'altro progetto invece riguarda le strutture propriamente dette della nostra università, che sono strutture molto complesse, essendo edifici che vanno dal 600 al 900 e quindi una serie di adeguamenti anche in vista della migliore fruizione da parte degli studenti e di una migliore accoglienza degli stessi in una vita che si fa all'università sempre più intensa per l'obbligo progressivo della frequenza con i nuovi corsi, era essenziale, di questo naturalmente io sono molto grato alla Regione. Ecco, bene, professore Pasquino, sì. Visto che ha avuto l'ingrato compito di iniziare questo secondo giro del dibattito e giustamente ha voluto sottolineare proprio anche come premessa metodologica la necessità di maggiori fondi, anche questa differenziazione tra quelli regionali e quelli invece nazionali, se vuole magari ritornare anche lui su i progetti che è pronto a mettere in campo l'Università di Salerno, anche perché l'Università di Salerno si muove in tante direzioni, su tante tematiche e con tanti progetti. Noi abbiamo partecipato al concorso che la Regione aveva messo in campo per l'approvazione di progetti, con progetti che riguardano le infrastrutture, quindi attività per gli studenti, un progetto riguarda la ristrutturazione del campus di Baronissi per la facoltà di medicina, quindi per le strutture che sono destinate alla facoltà di medicina, la parte didattica e di ricerca del primo triennio. Abbiamo poi presentato progetti per tutte quelle che sono attività connesse con nuovi laboratori, nuove aule, nuove iniziative per gli studenti. Senta professore, io permetto di introdurre un altro tema nel dibattito, perché si è parlato tanto della specificità dell'università, però c'è un discorso più ampio da fare, forse questa può essere una sede molto importante, quella del sabato delle idee, delle nuove proposte, perché l'università solo sua ben in casa, con la Fondazione SDN, il professor De Santis, con il professor Marco Salvatore, sono stati tra gli ideatori di questa rassegna, diciamo in uno spirito che vuole porre le università non solo come centri per la formazione, ma come centri che operano sul territorio, in particolar modo sul territorio della Campania. Ecco, allora partendo proprio dal professor De Santis, quale deve essere, quale può essere il ruolo delle università non solo come centro di formazione per gli studenti, ma proprio come un centro che possa coadiuvare il potere politico, la classe dirigente nelle iniziative per il territorio e per un territorio come quello della Campania, Napoli in particolare, che ha bisogno di tante nuove iniziative? Ma a mio avviso l'università è una istituzione motrice della società civile in generale, quindi il suo ruolo non è mai soltanto quello della formazione degli studenti, ma essendoci nell'università una presenza importante della ricerca, l'università finalizza buona parte del suo lavoro alla società che la circonda. In una situazione come quella nostra, della società campana e in particolare napoletana, in questa situazione che è inutile nascondercelo, di grande degrado attuale, l'università si carica anche di una ulteriore funzione, che non è quella di non fare il suo mestiere, badate bene, cioè a mio avviso tutti quelli che cambiano mestiere per aiutare la società fanno un danno alla società, è quella di rimanere all'interno di quella che è la sua funzione essenzialmente culturale, cercando di, in Grecia si usava un termine abbastanza interessante che era parresia. La parresia è dire il vero in faccia ai potenti in maniera tale che quando essi sbagliano si sentano chiamati di fronte al tribunale della storia. Ecco, l'università in questo momento ha, a mio avviso, la funzione di dire
quali sono le condizioni effettive in cui versa la nostra società civile e quali possono essere, dal punto di vista diagnostico, le cure per la malattia del tessuto sociale. Professor Viganoni, su questo tema invece, proprio specificamente per le caratteristiche del suo Ateneo, si parla tanto di Napoli, capitale del Mediterraneo, di grandi prospettive da questo punto di vista, terminata da pochi giorni la borsa del turismo euro-mediterraneo, con tanti quest'anno oltre 40 paesi ospiti, in particolare le aree del Mediterraneo. Ecco, l'Ateneo, un Ateneo come il suo, cosa può fare per raccordare magari questi progetti, per prendere parte a queste nuove iniziative? Un Ateneo come il mio può fare moltissimo e di fatto fa già moltissimo. Certamente le risorse di cui noi disponiamo, sia dal punto di vista delle competenze, sia dal punto di vista delle relazioni che intratteniamo con tutte le aree del mondo, dall'Estremo Oriente al Mediterraneo fino all'America Latina, tutta l'Europa dell'Est, la Russia, noi abbiamo negli anni accumulato un patrimonio di risorse umane, di conoscenze, di ricerche e di relazioni internazionali che volentieri mettiamo al servizio di questa città, che quando ci vengono richieste sono sempre ovviamente disponibili. Abbiamo già una serie di relazioni, anche di recente abbiamo partecipato a un'iniziativa della Regione Campania sull'Unione per il Mediterraneo, siamo inseriti nel Festival del Teatro che sta per proiettarsi alla Scala delle Città del Mediterraneo partendo proprio da Napoli. È una cosa molto interessante perché la bella esperienza del Festival del Teatro dovrebbe diffondersi e passare ad altre realtà e ad altre grandi città del Mediterraneo. Noi ci siamo in questo progetto, quindi credo che l'Orientale possa rappresentare per Napoli e per tutto il territorio della Campania una risorsa e una realtà che potrebbe ulteriormente valorizzarsi. Professore Ferrara, a proposito di concretezza e di idee nuove, sicuramente il tessuto economico è il motore dei cambiamenti possibili nella società. Ecco, si è parlato tanto di placement prima, lei ha citato dei dati confortanti e lusinghieri per il suo Ateneo. Cosa può fare l'università, che in particolar modo è l'università dell'economia, che si occupa in particolare di questi temi, in un tessuto sociale economico come quello della Campania, che chiaramente non può avere gli sbocchi di placement della Bocconi, ma su cui bisogna lavorare molto da questo punto di vista? Ma io credo che l'università intanto svolge una funzione sociale fondamentale, oltre a quella dell'attività di ricerca e dell'attività di trasmissione delle conoscenze. Nella funzione sociale che esplica, io credo che oggi le università della nostra regione possono effettivamente invertire quello che è la convinzione ormai diffusa in tutto il mondo di quello che è la Napoli. Il patrimonio culturale, ma anche il patrimonio monumentale, museale delle università della nostra regione possono veramente rappresentare un luogo in cui effettivamente c'è la possibilità di ricredersi, di far ricredere il mondo intero di quello che è la nostra città. Io credo che se oggi la classe politica ci consente di avere, per esempio, di mettere al servizio queste grandi possibilità che ha l'università, io credo che questo costituisca veramente un grande apporto che le università possono dare non solo all'economia, ma anche alla convinzione del mondo intero di quello che è la nostra città, la nostra regione. Si immagini quello che sono i reperti antichi che ci sono presenti nell'Università Federico II. Io spero che la nostra università sia il nucleo per avere un museo del mare della nostra città, che in effetti esiste in Napoli. È sparpagliato, ecco, polverizzato in tanti studi, in tante istituzioni, che però messe insieme potrebbe significare già l'esistenza di un museo di questo tipo. Poi Napoli è sempre stato il centro della cultura, la culla della cultura. È appunto questo che deve, l'università è in grado, se avvertita, se chiamata, a svolgere questo ruolo fondamentale di un'inversione di quello che è la convinzione comune oggi diffusa nel mondo. Professore Pasquino, visto che nello spirito fondante del Sabato delle Idee c'è quello di stimolare anche il potere politico e la classe dirigente da varie prospettive, da vari osservatori, quello dell'università è sicuramente un osservatorio privilegiato. Mi consentirà la battuta, lei, diciamo, in questi giorni
per chi legge attentamente i giornali, anche molto corteggiato da parte del potere politico per incarichi anche importanti, in particolar modo per la regione Campania. Ecco, al di là poi di eventuali prese di posizione proprio precise all'interno del sistema politico, lei dal suo osservatorio quale idee si sente di poter lanciare per un accordo magari tra università ed istituzioni che possa mettere in campo nuovi progetti per la società e per l'economia della regione? Intanto i colleghi che mi hanno preceduto hanno già detto che le università della Campania, lo diceva anche l'assessore, è un sistema articolato, complesso, ma fatto di grandi competenze e di grande qualità. Se si vuole lavorare per cambiare questa nostra regione, per cambiarla dando alla regione una serie di messaggi che portino poi i cittadini a individuare negli interlocutori, che per un certo verso è la classe politica e per l'altro è la società civile e la cultura che l'università sa esprimere, bene, se questo viene fatto e vengono messe insieme queste specificità delle università nella nostra regione, se pensiamo ai circa 800 anni di storia della Federico II, alle centinaia di anni dell'Orientale, alle università, al Sor Orsola Benincasa, alla Partenope e poi anche all'Università di Salerno, che è giovane ma che ha sviluppato poi un campus che consente ai giovani di formarsi anche non soltanto per le competenze ma formarsi come persone. Bene, io credo che alla fine si potrà dare un contributo significativo perché questa nostra regione abbia a svilupparsi in modo radicalmente diverso, ma anche in modo significativamente importante. Bene, questo è il pensiero dei rettori. Adesso vediamo i giovani cosa ne pensano. Noi abbiamo un contributo, se la regia lo manda in onda, vediamo la voce degli studenti, dei giovani. Che cosa sai tu della riforma Gelmini dell'università? Sinceramente, niente. No, sono poco informata. Non c'è molta comunicazione né da parte dei media né da parte dell'ente universitario. Beh, non so niente. Peggio che peggio. La riforma Gelmini dell'università prevede soprattutto aumenti di fondi per le università private, almeno questo è quello che io so, e tagli invece per i corsi che la Gelmini considera cosiddetti inutili. So che vuole togliere comunque i fondi per la ricerca, per i dottorandi, insomma vuole fare un po' di tagli. Penso che chiunque la conosca, penso che sia sbagliato proprio dal principio dare comando a una donna del genere. Io ho sentito praticamente che lo slogan di questa riforma era appunto prima la scuola e poi l'università. E ciò probabilmente è anche giusto se visto da un determinato punto di vista, ma comunque viene a penalizzare quelli che come noi appunto hanno superato questo ciclo di studi e quindi si trovano diciamo un attimino in difficoltà appunto rispetto a questi tagli. Voi cosa sapete fino ad oggi della riforma dell'università fatta da Gelmini? Molto poco. Niente, poco. Poco. Molto poco. Cosa pensi che si debba fare per migliorare il sistema universitario italiano? Più fondi alle università pubbliche. Attività magari extra scolastiche che oltre all'informazione facciano proprio una formazione dell'alunno. Preferirei più tornare come al vecchio ordinamento e fare 5 anni. La triennale comunque non è in grado di assicurarti un lavoro, visto che alla fine per parecchie facoltà, soprattutto la nostra, tipo scienza della comunicazione, non sai niente. Secondo me si dovrebbe proprio finanziare la ricerca, perché è attraverso la ricerca che si crea il futuro. Più fondi alle università pubbliche. Eliminare alcuni corsi di laurea. Ci vorrebbero più soldi. Maggiore autonomia, interazione e partecipazione diretta degli studenti. Restituire quel che è dell'università, ovvero c'è fondi personale autorizzato, maggiore informazione. Maggiori possibilità di stage al di fuori dell'università stessa. E allora abbiamo ascoltato le voci degli utenti delle università ed è evidente che c'è un difetto di informazione e di comunicazione sia forse da parte del sistema dell'informazione sia forse anche da parte della classe dirigente politica, perché forse anche una generazione poco disposta ad informarsi, però era clamoroso il dato sul livello di informazione della riforma. Visto che abbiamo parlato però di territorio, di rapporto tra il territorio, istituzioni del territorio e le università, abbiamo ospite in studio e lo ringraziamo per questo, il presidente
dell'associazione Ars Universitatis, un'associazione neonata, possiamo dire, visto che è partita a novembre, con sede a Cappella Cangiani, a Rione Alto, a Napoli, ed è un'associazione che ha tutta una serie di obiettivi per coadiuvare il sistema dell'università sul territorio. Sì, questo progetto è nato in un piano più ampio, che è quello del cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, il quale ha un'attenzione particolare al mondo universitario e nel suo piano pastorale ha previsto favorire la possibilità della cultura e soprattutto dell'incontro delle intelligenze qui sul territorio. E dunque ha incaricato un'equipe di sacerdoti e laici per poter favorire proprio questo. In particolare si mette dalla parte appunto delle famiglie, degli studenti, ma anche appunto dei docenti. Delle famiglie e degli studenti, offrendo la possibilità di avere in qualche modo dei luoghi di ritrovo, come anche l'accoglienza per delle aule studio o anche un alloggio lì dove praticamente una famiglia è bisognosa. Ma in modo particolare vuole offrire anche la possibilità di socializzare, di incontrare i giovani, perché essi possano in qualche modo avere degli incontri concreti, reali, non soltanto virtuali. E dunque a questo luogo, attraverso i locali della parrocchia di Cappella Cangiani, degli spazi dove questi possono vivere il tempo libero, incontrarsi, vedere un film, avere un laboratorio teatrale, sport e così via. Diciamo veramente la possibilità di coadiuvare al sapere anche l'altra parte della formazione umana e spirituale per coloro che lo richiedono. Ecco, in sua impressione voi vedete anche l'indirizzo web da visitare, il sito da visitare per vedere un po' quali sono le attività, però le cineforum e tanti incontri, quindi c'è modo di andare a verificare un po' quali sono le attività. Per raccordarci, visto che i tempi sono strettissimi, solo la professoressa Viganoni, un po' a nome anche dei suoi colleghi, quanto può e deve fare il sistema delle università campane per raccordarsi con le associazioni territoriali e migliorare la qualità della vita proprio cittadina e dei servizi per gli studenti? Perché abbiamo parlato di crisi degli Atenei del Sud. Ora tanti giovani del sud, di altre regioni come la Calabria, la Basilicata, la Puglia, non vengono più a studiare magari all'università campane, ma vanno direttamente negli Atenei del Nord. Quanto si deve migliorare a Napoli questo campus cittadino per i giovani universitari? No, il campus si deve migliorare. Io non sono convinta che i giovani non vengano più a studiare in Campania e vadano al nord, veramente. I nostri, credo anche quelli dei rettori, i nostri dati sono, devo dire che abbiamo dati buoni da questo punto di vista, quindi non mi pare che ci sia questa perdita. Certamente le condizioni di vita devono migliorare, però posso fare una battuta, perché ho sentito queste, è stato giustamente sottolineato che c'è un po' di disinformazione da parte degli studenti. Anche parlare di questa riforma è un po' generico per loro non sanno bene di che cosa si parla, però io in chiusura una battuta la vorrei dire, poi magari se è opportuno si può anche tagliare. Questi giovani l'anno scorso hanno assistito ad un massacro mediatico dell'università, perché noi oggi stiamo parlando della riforma della Gelmini, però l'anno scorso, ce lo ricordiamo tutti, l'università italiana è stata letteralmente massacrata, e da quel momento in poi si è persa anche un po' di fiducia nel nostro sistema universitario. Io credo che sia stata ingiustamente massacrata, che si è operato un'operazione ingiusta, perché si è trasmessa un'immagine anche ai nostri giovani di una università che non funziona, dove soprattutto ci sono baroni e immeritevoli, e dunque oggi la riforma invece metterebbe le cose a posto. Vuol dire che tutti quelli che sono oggi nell'università non meritano di starci, ma che da questo momento in poi cominceremo a fare le cose sul serio e porteremo dentro le persone meritevoli. Ecco, io credo che questo sia molto ingiusto, è un messaggio negativo che è passato, non è così. Credo che l'università italiana sia una buona università ancora, a prescindere da tutte le riforme e i miglioramenti che si possono fare. E chiudo dicendo che il paragone con le statistiche, ho sentito la classifica del Times eccetera, che qualcuno cominci a dire quante risorse finanziarie prendono questi Atenei.
a fronte del nostro sistema che è assolutamente sottofinanziato. Quindi se poi finiamo nelle classifiche internazionali in fondo e scopriamo che una università straniera, che Cambridge, è finanziata come tutto il sistema universitario nazionale, forse non ha molto senso. Dobbiamo chiudere e io voglio ricordare ai telespettatori che volessero partecipare o volessero comunque mandarci o segnalare notizie o temi di inviarci delle email a trasmissione@ilsabatodelleidee.it. Il nostro sito, lo ricordo, è www.ilsabatodelleidee.it e ricordo che l'appuntamento per vedere questa trasmissione sarà il sabato alle ore 23 con repliche domenica mattina alle 10.30, lunedì e giovedì alle 23. Io ringrazio gli ospiti insieme a Roberto che sono intervenuti. Ringraziamo specificamente il professore Pasquino, il professore Ferrara, la professoressa Viganoni e il professor De Santis. L'appuntamento con il sabato delle idee, come ricordavi tu, è per sabato prossimo. E io ringrazio il pubblico che è intervenuto e ringrazio i nostri telespettatori. Grazie, alla prossima.